turno sul cavalcavia, alla stazione, nei cortei, c'ero anch'io insieme a tutte le altre migliaia di persone, eravamo tantissimi, contro la distruzione dell'università, contro la riforma Gelmini, contro il modello di precarietà e ricatto che ci impongono dall'alto. Quest'autunno nelle strade c'ero anch'io per dire basta a un mondo di precarietà, precarietà nel lavoro, nelle relazioni e nella vita in generale. Il microfono è aperto per qualsiasi persona voglia parlare. Quest'autunno c'ero anch'io, eravamo in tanti, come collettivi di facoltà, come collettivi dei dottorandi, per protestare contro la riforma Gelmini che adesso è passata e ci renderemo conto che avevamo ragione a essere contro la riforma. Quest'autunno nelle strade c'ero anch'io, contro la privatizzazione del sapere e per avere un futuro. Quest'autunno nelle strade c'ero anch'io e adesso che abbiamo lanciato questa campagna che parte da qui, dal luogo simbolo, dalla stazione, che abbiamo deciso di utilizzare proprio come luogo simbolico dell'iniziativa più grossa, dell'iniziativa che è stata un po' quella centrale e quella che ha determinato un elemento di rottura maggiore nella città di Padova, l'occupazione della stazione. E proprio da qua abbiamo deciso di lanciare appunto questa campagna, da qua abbiamo deciso di presentare il dossier di controinchiesta rispetto a quella fatta dalla procura. E allora da qui diciamo che tutti quelli che pensavano con un piccolo e ridicolo teorema giudiziario di fermare le mobilitazioni, di fermare il dissenso e chi dice no alla precarietà, alla sottrazione del proprio futuro, da qui diciamo no. E diciamo che quest'autunno c'eravamo tutti e il prossimo autunno saremo di nuovo tutti qua, saremo di nuovo tutti nelle strade, perché la conquista e la riconquista del nostro futuro non si ferma e non si può fermare. E adesso vogliamo salutarci leggendo l'appello e i firmatari dell'appello per la libertà di movimento. Grazie a tutti. C'eravamo tutti nelle strade, c'ero anch'io e c'erano con noi gli studenti, i docenti dell'università. Molti docenti hanno firmato l'appello, i docenti di scienze politiche, i docenti di filosofia, ma firmeranno questo appello e lo firmeranno tutti, scrittori, precari del teatro, attori, persone che lavorano nel mondo della cultura, perché tutti insieme abbiamo rivendicato per il nostro paese, continueremo a rivendicare un futuro diverso da quello che immaginano e che vorrebbero cucirci addosso. C'eravamo tutti nelle strade, c'erano anche Davide, Sale, Walter, Davide, Enrico e Biagio, e assieme a loro, per loro, per la revoca delle misure cautelari, continueremo in questa città e a livello nazionale a portare avanti la campagna. Sabato prossimo ci sarà una riunione nazionale a Genova, un appuntamento dal quale, come Unicommon, pensiamo di lanciare la campagna nazionale e fare in modo che non sia solo una questione cittadina, la criminalizzazione di un movimento, ma che tutta l'Italia sappia, ma non solo l'Italia, perché sappiamo che in Europa c'è un intero movimento che si è mosso, un movimento che per ultima cosa ha occupato Puerta del Sol a Madrid, ma un movimento che da Londra alla Francia ha visto protagonista un'intera generazione e non solo, un'intera parte di società che ha deciso di dire basta a questo modello di sviluppo e proporne un altro. Quello che faremo quindi a partire da qui, a partire da oggi, a partire da sabato è dire a gran voce ancora che nelle strade c'eravamo tutti e che i ragazzi non erano soli e per questo vogliamo una revoca immediata delle misure cautelari. Liberi tutti, liberi subito!